Parte Dave? Sì, parte baby. Allora, questa passaparola è una scuola di lingua e cultura italiana che si occupa appunto principalmente dell'insegnamento dell'italiano a qualsiasi straniero. E ho deciso di continuare proprio perché mi sono resa conto nel percorso che era qualcosa che sicuramente poteva aiutare qualcun altro, che è diciamo la base del concetto di volontariato, ma aiutava me, è stata per me una vera e propria palestra per acquisire delle competenze che prima non avevo. Ho fatto domanda per fare il servizio civile, ma dopo per una questione di cose mi hanno presa e quindi allora mi hanno proposto di fare volontariato. E mi sta dando tanto a livello umano, perché comunque sei molto a contatto con le persone. Io poi andando anche nelle scuole a sponsorizzare l'AVIS con la donazione e tutto, e a livello professionale forse un po' di più con il computer, perché io non sapevo fare praticamente niente. Ciao, io sono Tania del Laboratorio Avanzato di Cittadinanza di Reggio Emilia, noi lo chiamiamo LABAV e siamo un gruppo di ragazzi dai 16 ai 18-19 anni che si occupano di affrontare tematiche sociopolitiche, sia verbalmente, ovvero discutendone, parlando di ciò che accade attorno a noi, ma anche agendo in concreto, ovvero organizzando eventi che possano apportare dei miglioramenti alla nostra città. Volevo trovare un'attività che fosse utile e che mi permettesse anche di avere un credito aggiuntivo a scuola. Quindi ho scoperto che è possibile fare l'attività di volontariato qui in biblioteca ed eccomi qui. La gang del bosco, letteralmente noi.